Riapre Spazio Moderno ad Arona con la personale di Giancarlo Fantini in collaborazione con dei suoi carissimi amici. Quasi 500 le opere per questa occasione. Da sabato che cosa ci aspettiamo da questa mostra? Beh, innanzitutto un po' di ansia da prestazione e poi una panoramica di un lavoro che non per caso è iniziato qua dentro 11 anni fa. Perché 11 anni fa aprivamo lo Spazio Moderno con una mia personale, oggi riapriamo, dopo la pausa forzata, lo Spazio Moderno con una mia personale. Che cosa raccontano queste quasi 500 opere? Raccontano anni di vita, luoghi visti che sono entrati dentro e che ho deciso di condividere con altri, perché il fascino della bellezza, secondo me, deve essere condiviso. Sabato alle 16 l'inaugurazione della mostra. Andrà avanti per 2 settimane e quali saranno gli orari? Gli orari saranno i soliti per quanto mi riguarda, nel senso che tutti i giorni dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10 alle 12, ma in realtà qua dentro gli orari miei sono sempre stati molto elastici e garantisco la mia presenza costante a disposizione dei visitatori. Ci sono anche degli amici che espongono insieme a te? Sì, come succede da un po' di anni a questa parte, ho chiesto se volevano accompagnarmi in questa avventura e quindi abbiamo Patrizia Pollato, Paolo Panizzon, Paola Battaglia e una new entry in assoluto, perché è un ragazzo della provincia di Pavia che si chiama Matteo Lunghi e che mi ha mostrato grazie ad internet una tecnica molto interessante e io gli ho chiesto se voleva condividerlo con me. Non ci saranno solo opere d'arte ma anche opere letterarie. Sì, per il secondo anno qua dentro avremo Moca, che è una poetessa di Lesa che ha indetto un concorso nazionale, e domenica, l'ultimo giorno della mostra, avremo qua la premiazione. Ci sono altri appuntamenti qui a Spazio Moderno in futuro? Sì, avremo, ormai è certo, la collettiva d'autunno che si svolgerà nell'ultima settimana di settembre e la prima di ottobre.